Davanti a tutto ciò Nietzsche impazzisce e dice: no, no, la gestione della paura di uno dei liberali, la gestione della paura degli idealisti è la stessa roba, cioè è tutta interna alla stessa idea che dobbiamo tenerci la paura, che dobbiamo trasformare la paura in qualcosa di produttivo. Poi lui ci mette insieme anche il cristianesimo, tranquillamente, dice: il cristianesimo non è altro che la gestione della paura da parte dei preti. Su questa cosa Hobbes aveva scritto pagine fenomenali, perché naturalmente Hobbes pensava al Leviatano, allo Stato, come capace di incutere paura, però lo Stato deve essere l'unico che incute paura, per cui non ci deve essere dentro lo Stato un gruppo di persone chiamate Chiesa, diverse dallo Stato, che incute più paura dello Stato, cioè minacciando l'inferno. Per cui pagine fenomenali in cui si arrampica sugli specchi a dimostrare che, nonostante quello che c'è scritto nell'Antico e Nuovo Testamento, l'inferno non esiste. Nietzsche, che aveva uno sguardo acuto, radicale e sbrigativo, dice: cristianesimo, razionalismo moderno, pensiero dialettico, stessa roba, cioè sempre utilizzazione della paura per far sì che qualcuno obbedisca, la Chiesa obbedisca ai preti, i razionalisti obbedisca allo Stato, Hegel sostanzialmente obbedisca l'uomo, obbedisca a se stesso in quanto capace di introiettare fino in fondo tutti gli imperativi universali dello Stato. Sempre obbedire. Poi Hegel ha perfino il coraggio di chiamarla libertà, questa obbedienza. Bene. Andiamo a vedere da che cosa nasce la paura, dice Nietzsche. Nasce da un gesto iniziale che è il raddoppiamento del mondo. Cioè, uomini, per motivi di potere, si sono inventati una dimensione, hanno sdoppiato la dimensione dell'immanenza, dell'esistenza in questo mondo, e hanno inventato una dimensione superiore, la morale. E qualcuno si è dichiarato l'interprete e l'esecutore dei comandi della morale. E lì è nato la colpa. E la grande paura, cioè la paura dell'uomo che si sente colpevole nei confronti di una autorità. No. Per cui tutto il pensiero di Nietzsche è una lotta contro la paura. È l'idea di fondo che la civiltà finora si è retta sulla paura. Dire paura e dire valori è la stessa cosa, perché dire valore implica disvalore, cioè dire valore vuol dire che c'è qualche cosa che ha valore, qualche cosa che non ha valore. E se tu fai qualche cosa che non ha valore, ti capita qualche cosa di brutto, una punizione nell'aldilà, nell'aldiquà, è lo Stato, è la Chiesa, è la tua coscienza, qualcuno ti fa del male. E tu ne devi aver paura. Non abbiamo mai fatto altro che costruire la civiltà sulla paura. Perché? Perché non abbiamo mai avuto il coraggio necessario per stare al mondo. Ecco, e qui arriva Jung. Da quella idea gigantesca di Nietzsche, che è un vero un filosofo di quelli che ne capita uno ogni 500 anni, così grosso, ecco. Cioè proprio uno che cambia i paradigmi. L'idea è: si deve stare al mondo senza aver paura, cioè senza doversi giustificare davanti a nessuno, uscire dalla logica che dobbiamo trovare un motivo, che dunque ne esclude altri, un motivo per essere quello che siamo, al di là del bene. Allora lì poi lui si ingarbuglia, nel senso che si inventa il superuomo, l'oltreuomo, allora tutti a dire: ma questa è roba terribile, è roba che non si può nemmeno nominare, tanto è atroce.
La verità è un'altra. La verità è che Nietzsche, quando diceva Übermensch, stava semplicemente dicendo: io non ho delle parole, nei concetti per parlare di qualche cosa che è completamente al di fuori della nostra esperienza storica e intellettuale. Esattamente come Heidegger alla fine della sua filosofia balbettava, perché diceva: non ho più le parole, perché le parole sono intrise di metafisica, bisogna dire oltre la metafisica, ma non si può. Così Nietzsche, che era anche un po' chiacchierone, mentre Heidegger stava più sul idolo muto, Nietzsche era verboso, Nietzsche dice, si inventa questa parola malfamata, Übermensch, per dire: bisogna fare una cosa che gli uomini, come uomini, non sanno fare, non hanno mai fatto. Bisogna andare al di là dell'uomo. E andare al di là dell'uomo vuol dire anche andare al di là del nichilismo che è dentro ogni teoria della morale, dentro ogni teoria del valore. Perché nichilismo? Perché ogni morale è costruita su tu devi, e se non fai, ti punisco. Come dire, il mondo non ha dignità autonoma, il mondo ha dignità soltanto, consistenza autonoma, ce l'ha soltanto se è valorizzato. Poi, alla fine, quando si esauriscono, diciamo così, sociologicamente i valori, la cosiddetta decadence, quando si sviliscono, nessuno ci crede più, non hai niente se non cambi registro. E Nietzsche dice, appunto, cambiare registro vuol dire fare pensare come penso io, altrimenti non hai niente, ti resta in mano il deserto. Hai in mano Wagner, cioè uno che si piange addosso, dice Nietzsche, uno che si piange, non ha alternative. L'alternativa non è un mondo con nuovi valori, è un mondo che non ha più bisogno di valori, immanenza assoluta. Poi diventa pazzo e la cosa finisce, perché davvero pensare oltre vuol dire pensare anche oltre il linguaggio, pensare oltre il pensiero, c'è un cortocircuito a un certo punto, no? Con quel suo pensiero ha aperto il Novecento. Cioè, il Novecento è inconcepibile senza Nietzsche, cioè senza la capacità del pensiero di mettere in discussione se stesso.